Oggi 20 novembre 2020, venerdì sera. Ecco, questo è il posto che normalmente era sempre più frequentato a venerdì sera e al sabato, i Navigli. Ecco, dei Navigli rimessi a nuovo qualche anno fa, che sono completamente vuoti, deserti. Non c'è quasi nessuno, tranne una persona o due, diversamente da prima, che era frequentato da migliaia e migliaia di persone al venerdì. Nessuno avrebbe mai immaginato di vedere appunto una scena del genere, i Navigli vuoti. Così come nessuno avrebbe mai immaginato che improvvisamente i negozianti non potessero più fare il loro lavoro. Così come nessuno avrebbe mai immaginato che improvvisamente sarebbe arrivato il coronavirus e avrebbe bloccato parzialmente città, regioni e stati. Così come nessuno avrebbe mai immaginato che diversi o quasi tutti gli stati del mondo sono costretti a spendere miliardi e miliardi per mantenere le imprese, per mantenere gli esercizi e commerciali, per mantenere gli operai i loro posti di lavoro nonostante le fabbriche non lavorino. Ecco, nessuno avrebbe mai immaginato che improvvisamente sarebbe successo tutto questo. Ma questo lo dico soprattutto per un motivo. Così come nessuno probabilmente non può immaginare quello che potrebbe succedere dopo, secondo la profezia fatta dalla Madonna attraverso il miracolo del sole. Già, ne parlo spesso ultimamente, forse perché la sento parte di me, forse perché deve essere così. Sì, perché là in alto qualcuno decide ciò che deve succedere qua giù. E decide anche diversamente quando e come arriverà quella fine annunciata dalla Madonna a Fatima, ai tre pastorelli, o meglio dire attraverso il miracolo del sole fatto vedere a 70.000 persone, la fine di questo tempo, di questo mondo, di questa realtà. Nessuno l'avrebbe mai immaginato tutto questo, eppure è successo. Ci vuole poco, ci vuole poco per capire che la realtà superiore, a prescindere da come la si voglia chiamare, non scherza, non ha mai scherzato. Non è buona, è paziente e sembra che dopo 103 anni il coronavirus stia dimostrando agli uomini che è successo tutto quello che non si sarebbero mai immaginati che succedesse, come elencato appunto all'inizio. Già. E così stasera il Naviglio è vuoto, come è stato vuoto nelle settimane precedenti. Forse riaprirà, come riapriranno i negozi, forse, forse. Ci sono tanti forse, tanti se. In un momento così buio e difficile che stiamo vivendo, o forse meglio dire subendo, perché nessuno l'ha scelto. Già, una realtà inaspettata, quasi come se il mondo improvvisamente si fosse fermato. Sì, e nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Eppure, è una realtà che viviamo attualmente. Già, difficile immaginare, mentre siamo persi, ubriachi, dal felice benessere e dai divertimenti, si è staccato un po' dalla realtà, quella realtà che ci parla continuamente, ma che facciamo finta di non sentire, perché preferiamo non conoscere, non sapere la verità. E così, improvvisamente, il coronavirus ci ha riportato coi piedi per terra, di fronte a una realtà che volevamo
non vedere. Ora, o almeno alle 10, saremo rinchiusi tutti in casa per il cosiddetto coprifuoco e superare questo momento di emergenza sanitaria. Quanti ne seguiranno ancora? O cosa succederà poi? Nessuno lo sa. Ma qualcuno ha parlato, sì, la realtà superiore attraverso la Madonna 103 anni fa e disse agli uomini quello che sta succedendo. I fatti parlano. E così bisogna solo aspettare per vedere, sapere. E come dico spesso, poi dopo forse è troppo tardi per rimediare a quello che avremmo voluto o potuto fare se avessimo creduto alle parole che la Madonna disse 103 anni fa attraverso il miracolo del sole. Già, forse dimenticano spesso che ormai gli uomini non credono più in niente.